vorrei scusare, il tono della voce è molto basso, ma non te lo farei. Allora, negli anni 70, alla Sicilia, per un momento dimenticò di essere il giornale, il deputato a ingattare i pisci, e pubblicò in allegato tutti i film di Angelo Mosca. Per questi c'erano L'aria del continente e San Giovanni del Collare. Ce l'abbiamo noi, ce l'ha la signora. Nessuno dei capolavori assoluti sono, ce li abbiamo visti in originale, no? Basta vederle per capire che Ho delle era cassette, innanzitutto video cassette. l'altro Musco, che era un grandissimo attore, Sì. era. Ma poi soprattutto la direzione di Martoglio, che diresse quei film, diresse, in sostanza, nei feci. Ma erano opere teatrali, riprese a film. Erano opere teatrali, rappresentate. Chiedo scusa, signor, una domanda. San Giovanni Decollato è quello poi fatto da Totò a film, la trama, dico. No, no, da De Filippo, da De Filippo. Come trama è quello? Anche Totò, però non sono in grado di dire se ci sono state delle variazioni. A proposito che i film tratti dal teatro sono San Giovanni Decollato, esatto. regia di Telemacro Ruggeri, dalla sua commedia omonima anche la sceneggiatura è di Martoglio. Poi L'aria del continente, il marchese di Pulito. Ruvolino, troppo tardi t'ho conosciuta, San Giovanni decollato, è sempre più difficile. Questi sono film tratti dal teatro. Ma quando Ido racconta Anche De Filippo lo riprende. nell'area del continente, Ricordo. cos'è? La trama del film praticamente che lui è andato a Roma e si è fatto operare di appendicite. È rimasto a Roma 3-4 mesi e ritorna con l'aria continentale. Tra le altre cose, ritorna con un amante che ha trovato. Esatto. Carrapipiana ie. Ritorna a Catania e racconta alla sorella che è Tinanzelme, sì. nel film che è Tinanzelme, Lì, bravissima. racconta alla sorella come è stato operato di appendicite. Sì. Come ci hanno dato avanti, ci hanno dato Fatemi un attimo, io ritorno. Ci hanno dato bella ritorna. Poi alla fine, quella scena bellissima, si scopre che l'amante era in sostanza, era Carrapipiana. Caro Pepe. E ci dice, ma dite, Carrapipiana, ma sono cose stupende. Questo per dire che mi Martoglio. C'è questo in Martoglio, perché Nino Martoglio è per la Sicilia quello che è il Giacomo Vergus per Napoli, il Pascarella e Giusta per Roma, il Fucini per la Toscana, il Servatico e il Barberini per il Veneto, voci native che dicono le cose della loro terra, con la loro terra, come la loro terra vuole che siano dette, per essere quelle e non altre, col sapore, il colore, l'aria, l'alito e l'odore con cui vivono veramente e si gustano e si illudono e respirano e palpano in soltanto e non altrove. Questo su parole di Luigi Pirandello, Ecco, la prefazione. Perché Angelino, fai vedere il libro? Che libro è? Centona, ah, Centona, la prefazione. La prefazione cambia Io non la alla Centona. Questo è bellissimo. Quello che soprattutto. Sì, ma è sempre lì, la prefazione è sempre lì. Bisogna dire che innanzitutto lui farsi vivere l'ambiente catanese, farsi vivere. E lo fa rivivere non
mettendo l'accento sulle caratterizzazioni tipiche, ma ricreando situazioni del mondo popolare. Quando noi sentiamo a mamma, sono proprio personaggi tipici di Catania che si muovono in un'atmosfera che lui sa creare in una maniera assoluta, magica, ma soprattutto quello che è da notare è la purezza, io la dico adamantina, del dialetto siciliano come lui lo struttura, perché non è facile. Perché se voi altre andate a leggere poesie, specialmente che ci dà attuale, scritti in dialetto, da poeta attuale, e nel Corcello, come un dialetto, ha subito una inversione, ha subito, perché c'era stata la classificazione dialettale del Settecento, che è il titolo dei grandi poeti, di Maelle, di Calvino, che l'avevano praticamente dato una codificazione alla lingua siciliana. Però all'inizio verso la fine della metà dell'Ottocento, Alessio Di Giovanni fece una operazione che a un certo modo ha danneggiato seriamente il letto, cioè ha messo le accentuazioni locali nel dialetto, per cui ora molti tendono a scrivere a Nunca, che anche un Marpoglio è perfettamente catanese, però senza insistere molto su questa particolare accentuazione locale. Anche la Volio, se piace prendere la Volio, per esempio, quando scrive le poesie e ne scrive riscrive in dialetto netino, c'è molto spazio perché se ne fanno tutte all'aria. All'area dell'area regionale. Ora questo con l'andare del tempo ha in un certo modo provocato un danno notevole al dialetto. Il Martoglio non indulge molto in questa cosa e la sua espressione dialettale è limpida, è pura, è bellissima. Io avevo scelto una poesia che la ritengo un capolavoro, la ritengo, soprattutto dal punto di vista sociale. Perché lui si crea un ambiente piccolo borghese di Catania, si crea e va a vedere gli aspetti interiori di questo ambiente. Se si fa la cortesia di leggerlo, perché io non so. Aspettarci un minuto di tempo, la triada sparritera? Sparritera. Vede davvero sta faccina nuova, non poteva acciungare una giornata, camisi, uberi, in cane, mala nuova. Non è facile. All'impronta. Ma anche bisogna prima leggerla. Leggerla. Una poesia intitolata Allomè giornale, che Martoglio dedica a D'Artagnan, il giornale che lui fondò e deve essere nel 15 anni. O giornaletto mio, che t'hai cresciuto, come si suol dire il culociato, ora ti guardo, bello, arrenisciuto, con l'occhio chino di un innamorato. Pettia, quando veleno che hai aggiuttuto, se tu sapessi quanto mi ha costato, lo stesso sangue mio l'ha stravoluto per fare dei tardi tutti a rispettare. Non ti ha aiutato mai, non ti ha aiutato, come taluni fanno a un mercato. E quanto tentazione che hai avuto. Io non cerco ricchezze e mi ha bastato. Da vedere sempre, forse o sia caduto, la gente onesta misa a lume lato. Ma piacere quando non hai avuto, costruito andicchia di carta stampata. Nemici tristi quando non hai vinciuto, a quando ha dato la tua goliata. Io lo cavarco e con un friscone acuto, corri in mente e corri alla frenata. Sotto l'occhio a passo sostenuto, stringe la briglia e allento l'accettato.
questa emenda che ha conosciuto, mi sento cavaliere di granate, e tu richiuni assai nel bravura. Per noi non c'è più porta sbarriata. Avanti, D'Artagnan, casino scuro. Avanti, D'Artagnan, casino sparso. Nemici è vero che ne avremo tanti, o giù una ledo mio che non ci fa niente. Ci sono un Salomone liberbando, l'ingegnoso e il maligente. Tu sparti, ha avuto la virtù costante di ir contro di lui prepotente, di lui maciuseddo con inguanti, di qualche nobilotto e presidente. E tutti che steccano, naturalmente, che steccano e volissero per canti, quando ci ammatti azziccono le denti. Ma visto le salifizie non ti scandi, che le scagioni to su più potente, e si raccatti chiamano le sante. Grazie.